Bentornati ragazzi e ragazzuoli, Gamerzone Alvadin vi dà il benvenuto per un nuovissimo video, molto particolare diciamo, lo scoprirete davvero a breve, mi raccomando iscrivetevi e scopriamo che cos'è insieme questo nuovo video. Sì, ed eccoci qui, guardate qui che cosa è arrivato. Una nuova novità sul canale di Gamerzone Loading, l'apertura del pacco che ci permetterà così di aumentare la potenza, diciamo, o addirittura le prestazioni o la qualità del nostro carissimo PC da gaming, che come potete osservare, ed eccolo qui, guardate quanto è bello il mio PC, è davvero un gran bel PC. Ritornando qui al nostro parco, guardiamo un po' che cosa ci presenta. Allora, l'impacchettamento sembra davvero molto carino. Vabbè, era stato messo all'interno di questa carta, in modo che il pacco non si muoveva, specialmente le nostre carissime RAM, ragazzi, da come possiamo osservare, le RAM davvero stupende. Le RAM della Vengeance DR4 2x8 16 GB 3200 MHz. Molto molto bene, supporto Intercore i7, Intercore i5 e vabbè, anche per gli appassionati di AMD va benissimo queste specie di RAM. Ragazzi, sono davvero comode, pagate davvero pochissime. Diciamo, l'abbiamo pagata 72, però c'è stata una promozione super che ha avuto mio cugino e l'ha pagata 67 le stesse, ragazzi, quindi vi consiglio su Amazon. Conviene davvero, le Corsair sono le migliori secondo me, un bellissimo impacchettamento, sembrano quasi una confezione di cioccolata come è stata messa e adesso andiamo ad aprire. Allora ragazzi, eccole qua le nostre bellissime RAM. Questo è il nostro primo video che facciamo di spacchettamento, motivo principale perché è uno spacchettamento diciamo per una nostra qualità PC, perciò c'è stato, ragazzi. Ultimamente sto acquistando molto su Amazon e quindi vorrei comunque mostrare a voi questo nuovo acquisto, ragazzi. Ve lo consiglio perché aumentare da 8 a 16 GB di RAM ne avremo davvero bisogno, specialmente noi che facciamo i video per i giochi specialmente più pesanti che troveremo. Infatti, a breve inizieremo Mafia 1, ragazzi, il gioco che hanno rimasterizzato, che era della PlayStation 2, ma adesso è diventato per PC e dovete vedere come cacchio è bello, ragazzi. E con 16 GB di RAM non si blocca. Allora, direi anche di fare una cosa bellissima. Io tengo la mia postazione da gaming. Ah, scendiamo. Ah! Ma che parliamo? A proposito, specialmente oggi che siamo in questa modalità, vi farò vedere anche la mia postazione da gaming. Quindi partiamo con lo spacchettamento. Allora, vediamo un po'. Sembra difficile anche. Una ciazzucchina, un bottone. È complicato, raga. È stato incollato abbastanza bene. Diciamo che una ciazzucchina, un bottone. Queste cose vendute da Amazon, perché poi è venduta e spedita da Amazon, vi conviene 2 anni di garanzia, vi danno i soldi indietro casomai si sono rotte, quindi magari in quel periodo escono pure le RAM a meno prezzo. Voi per esempio l'avete pagata 70, come è capitato a me, ragazzi. Comprai la micro SD del mio PC, la pagai all'epoca 40 euro. Ok, dopo 1 anno e mezzo all'improvviso è rotta, stranamente. E Amazon, poiché tenevo i 2 anni di garanzia, me l'ha restituito dandomi dei soldi, ovviamente. Mi sono comprato la stessa, però con 256 a posto dei 128 che tenevo prima, perché erano scese di prezzo. Dopo 2 anni, per farvi capire, la roba elettronica scende in una maniera incredibile. Tranne per le RAM, che è davvero strano. Riescono a tenere davvero il prezzo molto. È proprio bello questo scatolino, mi piace. Allora, andiamo ad aprire. Ah, eccoci qua. Bello, bello anche il confezionamento, come potete osservare. Guarda, oltre allo scatolo c'è anche il confezionamento. Mantiene ben poco questo confezionamento, però e che cazzo, ragazzi, e che cazzo, mi piace. Eccole qua, le nostre piccole RAM. Eccole qui, sono proprio piccoline, piccoline. Vedete? DDR4 Vengeance LPX. E adesso facciamo il montaggio, ragazzi. Sempre sul canale di Gamerzone Loading troverete questa novità.
Ovviamente poi a seguito vedrete anche il gioco che proveremo. Andiamo ragazzi, andiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati però con un altro telefono. Allora, eccoci qua. Questo è il nostro carissimo PC. Come potete osservare, la mia ventola, la mia scheda madre, vi farò vedere anche tutti i componenti, ragazzi. Tutti i componenti. Allora, semplice, dobbiamo svitare queste vitarelle. Allora, diciamo così, in modo che riuscite anche un po' a vedere qualcosa. Cerco di mettere in modo più possibile preciso. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere questo pannello qua da togliere. Allora, quindi svitiamo. Questo è il vantaggio. Questo case me l'ha regalato mio cugino Matisse. Lo ringraziamo perché tenevo un altro case ed era davvero bruttissimo. Ed è, come potete osservare, è semplicissimo. Avete tolto il primo pannello. E diciamo che abbiamo già completato tutta la situazione. Ah, bene. Mi ero dimenticato che io tenevo tutta questa munnezza da attimo. Sarà divertente, ragazzi, sarà divertente. Allora, alziamoci in modo che potete osservare, ovviamente. Direi che passiamo in modalità che voi vedete, quindi aspettate un attimo. Eccolo qui ragazzi, questo è il mio PC. Come potete osservare, la scheda vita Safari, due hard disk, micro SD, lettore DVD, scheda madre MSI, Intercore i5 e il carissimo alimentatore Berlin 630, la ventola di raffreddamento. E poi c'è anche un'altra ventola qui che non si vede però, è quella ventola luminosa azzurra, diciamo. Allora, come possiamo osservare, qui c'è la nostra RAM. Eccola qui, ragazzi. Allora, semplicissimo, vedete questi? Questi qua, ragazzi, li dobbiamo sganciare. Dobbiamo sganciare uno. Non fate troppo forte, ce ne sta un altro qui, lo vedete? Ok, aspettate. Un po' scomodo perché c'è questa cacchio di scheda video. Ok, perfetto. L'abbiamo tolto. Adesso dobbiamo solamente alzarla. Ovviamente a solo. È semplice, bisogna mettere in un'unica posizione, non può essere un altro tipo di posizione. Mettiamo un momento a fuoco. Queste sono le mie vecchie schede di RAM 4 GB Ballistics. Sono buone ragazzi, sono due, come si chiama, due supporti da 4, quindi 8 GB, davvero comodi. Molto belle, dai. Mettiamo di qua e togliamo anche quest'altra, stesso passaggio ragazzi, come abbiamo fatto prima, semplice. Aspettate anche di qua, ecco fatto. Eccole, ecco. Aspettate ragazzi, non si vuole alzare, figlio di zucchino, perché? Aspettate un attimo, forse devo allargare un altro po'. Capisco. Ecco qua. La prima è andata. Speriamo che il computer dopo si accenda. Perché, diciamo. No, non l'ho messo manco al cazzo, ragazzi. Ma perché non ho chiuso? Ah, forse va tutto al contrario. Aspettate un attimo, ragazzi. Perché è complicato fare con entrambi i cosi. Mi servirebbe tipo un aiuto. Allora, ragazzi, lo dovete spingere un po', facendo però attenzione, ovviamente, perché potete fare un po' troppo forte e rompere la scheda madre. Mamma mia, ragazzi, mi è caduto anche il telefono. Quindi dovete stare molto attenti. Penso di averle messe bene perché si sono chiuse. Anche se ho forzato un po', però, cioè, forzato un po' per modo di dire, ragazzi, però si è chiuso. Adesso andiamo a vedere se funziona. Quindi, pronti, partenza e andiamo sopra al PC. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati sopra allo schermo, diciamo, per registrare, ovviamente, con il nostro programma Action, punto esclamativo 4, e siamo pronti. Sopra in alto a sinistra, come potete osservare, troverete ovviamente la percentuale del mio PC. Eccolo lì, utilizzo di RAM 5,2,
ma adesso che teniamo i 16 GB di RAM acquistati proprio oggi, non avremo più problemi nemmeno con Mafia 1. Infatti, andremo proprio su quel tipo di gioco per controllare un po' i settaggi. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, controllate bene i settaggi per voi, anche per noi, diciamo. E partiamo, partiamo, partiamo subito, partiamo subito. Vediamo l'utilizzo della GPU. Si è bloccato, aspettate ragazzi, c'è stato un momento di pausa. Attenzione, pausa tattica. Ok, si sta avviando con calma. Ah, ovviamente l'ho messo a finestra, giusto. Che delusione. Mi ero leggermente dimenticato di questo piccolo dettaglio, che l'avevo messo in finestra, perché le mie carissime sovrapposizioni, per vedere ovviamente le caratteristiche e tutto, non mi usciva a schermo intero, ragazzi, non mi usciva a schermo intero, una cosa bruttissima. Vediamo, aspettate un attimo che cerchiamo di mettere ovviamente a schermo intero. Impossibile stabilire una connessione, ovviamente, non siamo. Vabbè, non diciamo altro, potrebbe essere pericoloso. Allora, schermo intero. Perché non l'ha fatto? Ok, ragazzi, adesso siamo a schermo intero. E come possiamo vedere nel menu in modalità medio, cioè tutto medio se non mi sbaglio, ho messo, vediamo. Sì, medio, 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 medio. Tutto medio, ragazzi, tutto medio è scomparso. È scomparso. Scomparso, figlio di quella grande zucchina. Allora, ragazzi, a schermo intero non funziona, non capisco onestamente perché, però dettagli, vediamo così. Allora, come possiamo osservare, in questa modalità menu, diciamo, dell'inizio del gioco home, cioè in casa, possiamo utilizzare l'utilizzo della RAM con il video registrato a 7,3 GB, poi 152 watt. Kilowattori, minchia, stiamo consumando davvero un bel po'. Il gioco è bello pesante, quindi ci sta, ci sta. Ovviamente continuiamo la storia e vediamo un po' durante il gioco come si comporta la RAM. Vediamo un po'. Utilizzo RAM. Ovviamente l'utilizzo della CPU del mio carissimo processore sta schizzando a 99, vabbè, ma ci sta comunque un quad core. Volevo optare per ovviamente un 8-core e poi prendermi una scheda madre anche, però con le spese non ci troviamo ancora, ragazzi. Allora, eccoci qua. Come possiamo osservare, il gioco va bene. Per il momento il gioco non sembra avere difficoltà, stiamo utilizzando 8,6 GB, ecco perché prima si bloccava, perché noi prima... Ovviamente, ragazzi, non li utilizzavamo. Ma che cazzo sta succedendo? Vabbè, ragazzi, a me non mi interessa la missione, ovviamente, perché vi sto solo facendo vedere il gioco, diciamo. Il momento sembra che va 8,6. L'utilizzo della GPU invece della mia scheda video è un po' a caso qua, insomma. Allora, guardate. Io ho messo in modalità medio, ma guardate come sono belle definite. Guardate come sono belle definite. Le strade, i lampioni. Cioè, ragazzi, stupendo, stupendo. Allora, va un po' a scatti, forse, o no? Forse è il tipo di macchina che ho, che va un po' una chiave, secondo me. Come ci stanno rompendo le palle. Sto pure tram, vuoi un vest tram. Tram. Vest tram. Tutto bene, levato da Nancy Kuyun. Molto bene, ragazzi, sembra che vada una meraviglia. 8,8 GB di RAM stiamo utilizzando, quindi davvero ben poco, e diciamo che dobbiamo guidare fino a Little Italy. Ma che cazzo l'ha visto, visto? Ah, ok, quindi è la solita. Diciamo che arrivando lì uno completare la messa. Che cazzo è successo? Ok. Perché questa cosa, ragazzi, si blocca?
Perfetto, penso che siamo riusciti a scappare, ovviamente. E infatti non abbiamo più problemi. Calma, devo capire bene i tasti, ragazzi, come si frena. Perché davvero trovo difficoltà. Allora, vediamo un po'. 8,6. Vabbè, la grafica è tutta davvero spaventosamente bella. E quindi, ragazzi, a finale, i 16 GB di RAM sono convenuti. Motivo principale perché sono più veloci, sono ottimi per chi deve ovviamente giocare, sono ottimi per chi per esempio utilizza dei simulatori, ovviamente, dei simulatori di, come farvi capire, di macchine virtuali, come tipo a volte uno si inserisce Windows XP oppure Linux, molto comodo perché dai molta RAM in più alla macchina virtuale, quindi di modo che vi funziona molto meglio. Le prestazioni sono buone, può andare su tutte le schede madre, specialmente queste qua di 3200 MHz, sono davvero comode. Le Corsair sono meglio delle Crucial, ovviamente, anche se a qualità di prezzo stiamo lì. Vi conviene ovviamente spendere magari 2-3 euro in più per prendervi le Corsair, perché sono di un'altra qualità. Diciamo che se quelle, la Crucial è di qualità 9,5, Corsair è di 10. Cioè giusto di pochissimo. Magari chi è più affezionato alle Crucial si prende quello, perché quelle, le Crucial, sono un po' più belline esteticamente rispetto alle Vagans. Per chi tiene un computer a specchio è molto meglio le Crucial, ovviamente. Però prestazioni ottime, diciamo, si aumenta molto, cioè a 16 GB, ragazzi, per chi deve giocare è perfetto. Invece per chi doveva soltanto magari utilizzarlo per lavoro, oppure come lo utilizzavo io per giocare a giochi vecchi, vanno bene 8 oppure 4 GB di RAM. Quindi vi consiglio di prendervi 4 GB di RAM se dovete soltanto utilizzare il PC per un lavoro, quindi utilizzare Word, Excel, questa roba così. Mentre se dovete fare qualcosa di un po' più serio, prendetevene 8, che sono più comodi, due blocchetti da 4 oppure direttamente uno solo da 8. Se prendete due blocchetti da 4 vi permette di attivare il dual channel, quindi utilizza meglio la RAM rispetto agli 8 GB. È un controsenso, però così funziona la tecnologia della RAM. Per il mio computer vanno più che bene. Si spera che ovviamente, comprato questo blocchetto di RAM, non dovrò più comprare né scheda madre e né processore. Quindi, ragazzi, si posticipa ovviamente l'acquisto della Ryzen 5 e della mia scheda madre MSI Pro B450, se non mi sbaglio. Quindi si posticipa magari per un futuro. Per il momento ci accontentiamo della nostra MSI Pro VH M1100 e del nostro processore Intercore i5 6400 4 cores. Come avete visto bene o male nella vostra registrazione che stavo facendo. Ovviamente, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, ce ne saranno tantissimi altri di video simili a questo che vi daranno una spiegazione, e ovviamente ci sarà lo spacchettamento dei nostri prodotti comprati da Amazon. Quindi, ragazzi, da GamerZone Loading è tutto. L'iscrizione, come sempre, è gratuita, non costa niente, semplicissimo, attivate la campanellina, guardate tutte le playlist perché troverete sicuramente un gioco che vi piacerà e tante altre novità sul canale di GamerZone Loading.